Questa ragazza ieri ha deciso di parlare alle nostre telecamere facendo questo appello, non mostrando il suo volto, è molto provata, io la ringrazio, so che ci sta ascoltando, la ringrazio di aver scelto Storie Italiane anche perché stiamo seguendo ormai questo caso dal primo giorno insieme a questi due genitori. E la ringrazio anche per aver ascoltato l'appello di mamma Marzia e di papà Nicola, appunto i genitori di Mattia. Allora, noi siamo intanto in diretta con Barbara Di Palma. Ciao Barbara, buongiorno, insieme ai genitori. Buongiorno. Ciao. Allora, se possiamo, Ciao li Eleonora, sì, teniamo. Nicola e Marzio sono molto ansiosi di sentire quello che ha detto questa ragazza. Ok, allora se possiamo, magari riusciamo a tenerli in una tendina, grazie, con la nostra regia, e di far ascoltare. Sono due lunghe interviste che Barbara ha fatto a questa ragazza, questa giovane ragazza. Intanto mandiamo la prima. Loro possono ascoltare, giusto? Sì, Eleonora, sì. Grazie Bene, allora partiamo. per aver deciso di parlare con noi. Ho deciso di parlare perché arrivati a questo punto volevo dire a Mattia che io gli voglio bene e gli ho sempre voluto bene nonostante tutto e di tornare, che tutto si risolve, nella vita si sbaglia ma tutto è recuperabile. I tuoi genitori stanno male, tua sorella sta male, tua nonna sta male e torna per loro, torna per la tua famiglia e poi noi parliamo, risolviamo tutto, non, tutto si può risolvere, qualsiasi cosa. Basta che tu torni perché stiamo tutti male, siamo tutti preoccupati e questo silenzio ci fa male, quindi. Se stai sentendo questo messaggio, ti chiedo di tornare, di fare una chiamata, di chiamare chi vuoi, me, i tuoi genitori, di farti sentire, di farci capire che ci sei, che sei ancora qui con noi. Allora, questa è la prima parte dell'intervista. In qualche maniera ha ascoltato il vostro appello di ieri, soprattutto della mamma di Marzia. Marzia, tu ieri hai detto perché non dice una cosa in TV, non fa un appello. Magari Mattia non ci Sì. ascolta a noi, ma ascolta lei, perché di lei era molto, molto, molto innamorato, è Certo. molto innamorato. Per cui se lei dice non hai Sì. fatto nulla, ti prego, torna indietro, nulla di così irreparabile, perché qualcosa è successo, ok? È successo qualcosa, piano piano capiremo di che cosa si tratta, perché chiaramente noi non sappiamo ancora, forse lo sanno i carabinieri, ma noi non lo sappiamo. Possiamo Esatto. immaginare tante cose, tutto e niente, ok? Possiamo pensare, ma non sappiamo esattamente. E comunque questa ragazza, Marzia, ieri ha deciso di parlare. C'è un altro pezzo che voglio mostrarvi prima. Sì, Ok? sì. Sentitelo. Sì, Abbiamo ok. scoperto che Mattia negli ultimi tempi stava facendo delle letture particolari, tu lo sapevi? Io so che lui non leggeva molto. Avevo visto da una storia di Instagram che aveva postato sulla storia. Che aveva cominciato a leggere un libro e il nome del capitolo era Il Karma. Posso chiederti quando è stata l'ultima volta che lo hai sentito o che hai avuto un contatto con lui? L'ultima volta che ci siamo sentiti è stato sabato pomeriggio, il giorno prima che lui se ne andasse, e abbiamo litigato perché io gli avevo detto che se lui non la smetteva, io andavo a raccontare tutto il nostro trascorso ai suoi genitori. E dopo da lì non l'ho più sentito e non mi ha neanche risposto. Ha ingigantito qualcosa nella sua mente, secondo te? Perché svegliare i genitori all'1:30 di notte e dirgli ho fatto qualcosa di irreparabile, legarlo al tuo nome, ha detto devo andare via perché altrimenti viene qui da voi, tu
tutti pensano che comunque si riferisse a te perché l'unico nome che ha fatto è stato il tuo. Allora, sono successi sì dei fatti tra me e lui, che io ho riportato i carabinieri e loro sanno tutto. Io sono andata a testimoniare, a deporre due volte e ho dato il mio telefono e tutti i dati che avevo, tutte le informazioni che avevo appunto per aiutarli, per ritrovarlo. E nonostante quello che sia successo, io li voglio bene lo stesso e io voglio che torni perché ne possiamo parlare, possiamo discutere di questo. Tutto si può risolvere nella vita, quindi vorrei solo che tornasse per risolvere questo, ecco. Allora, siamo tutti in silenzio davanti a queste parole. Marzia, Nicola, questa ragazza ha detto che ha parlato con i carabinieri sì, e ha raccontato tutto ai carabinieri. Ora, noi non sappiamo che cos'è quel tutto. Si può immaginare o meno. Certo. Voi avete informazioni diverse? E soprattutto, come pensi che questa ragazza possa essere implicata, diciamo, nella sparizione di Mattia? Mi sembra, nel sentire le sue parole, che comunque gli volesse bene. Non c'è razzo, non c'è odio, non certo. C'è desiderio, non so, di vendetta o rabbia, no? C'è sì, una ragazza sì, infatti, disperata. Mi sembra, cioè io intanto sono... Certo, io sono contenta che lei mi abbia fatto un appello, come avevo chiesto. Almeno speriamo che Mattia l'abbia vista, l'abbia sentita, l'abbia, non so, percepita in qualche maniera, che arrivi a casa. E ringrazio, ripeto, lei e speriamo serva a qualcosa. E poi chiaramente sanno i carabinieri tutto il vissuto, lei ha testimoniato, ha detto, insomma, ha parlato con loro e io sono fiduciosa, ecco, che abbia detto tutto quanto. Ma voi sapete che cosa possa essere successo tra loro due? Tu hai detto che era molto insistente Mattia con questa ragazza nell'ultimo periodo, vi aveva parlato di lei, certo, era innamorato, perso, lei però era diventato insistente con lei. Sì. Intanto era un po' il suo insistente, primo amore. Era diventato forse un po'... È stato il suo primo amore? È stato il suo primo amore, sì, era prima ragazza sicuramente. E era diventato ossessionato, sì, un po' da lei, perché il rapporto che aveva con lei aveva iniziato ancora 2 anni prima, l'aveva conosciuta. E come amica sempre stata, almeno da parte di entrambi. Poi evidentemente l'ultimo anno lui è diventata qualcosa di più e più si vedevano, essendo che si vedevano sempre tutti i giorni, è scattato qualcosa in lui che è diventato amore, insomma, secondo me. E lei ovviamente è rimasta tale, Marzia, quale di un'amica, te lo chiedo, anzi ha detto un... Marzia, te lo chiedo da donna, sì. Era diventato amore o ossessione verso questa ragazza? Che sono due cose ben diverse. Ma lui era innamorato, secondo me, perché certo, ma per me lui era innamorato, essendo che era la prima ragazza che si trovavano bene insieme, almeno le parlo sempre inizialmente, almeno i due anni che si conoscevano, per cui appena l'ha conosciuta, lui ha trovato in lei forse la ragazza appunto ideale, non so. Poi non so, perché per me non era solo ossessione, era proprio lui si era perso per lei, ecco. Si era perso per lei, però evidentemente lei, come aveva... Ultimamente andava sotto casa sua, suonava il campanello, era insistente. Sì, sì. Lei non accettava, diciamo, più questa relazione. Perché, evidentemente. Era successo qualcosa, c'era stata una rottura. Lo voleva come un fratello. Per cui non era più un amore corrisposto. Non lo questo. So adesso. Non era più un amore corrisposto. No, non era corrisposto perché lei appunto ha definito che era come un fratello per lei, le vuole bene come un fratello. Sì, però evidentemente lui sicuramente. Davanti a tutto questo mi chiedo, no?
Io comunque continuo a non comprendere le parole che Mattia ha detto al papà quella sera. Ho fatto qualcosa di irreparabile. Perché noi, ora che abbiamo parlato con questa ragazza, ripeto, non sappiamo esattamente tutto, per cui non è che possiamo giudicare o definire questa storia nei dettagli. Però lei stessa, in questa intervista, ha dichiarato: non hai fatto nulla di così irreparabile, torna a casa, ti voglio bene. Per cui quelle frasi, Nicola, che ti ha detto Mattia quella notte, sì, quando all'1:30 è venuta a svegliarvi a tutte e due sul letto e ha detto: io devo fare qualcosa, se no se la prendono con voi, francamente risuonano così, sì, in maniera un po' diversa rispetto a quello che ci ha raccontato l'amica speciale di Mattia. Cioè non ti... Sì, sì, Leonora. Non quadrano, capito? Non c'è... Sì, non mi sembra dalle parole della ragazza che non ci sia niente di grave. Però lei ha parlato appunto anche con i carabinieri, se dopo ha detto qualcos'altro loro faranno le loro indagini. Però da quello che ho sentito, insomma, mi sembrava un amore non corrisposto, nulla di grave, nulla era successo. Cioè, perciò non capisco questa reazione all'improvviso, da cosa può essere causata. Allora, andiamo prima dallo psichiatra. Non trovo una risposta. Martinotti. Allora, io vi voglio mostrare innanzitutto quest'altro documento. Ieri, durante la nostra diretta, se è pronto, dovete dire voi se è pronto. Durante la nostra diretta, una mamma, la mamma di Alessandro, un ragazzo scomparso da 3 mesi, ha detto che i libri che stava leggendo Mattia erano gli stessi o molto simili a quelli che leggeva Alessandro, ovvero suo figlio scomparso da 3 mesi. Alessandro diceva: sono manipolato. Aveva paura, la stessa paura, lo stesso timore che nutriva Mattia, probabilmente, quella notte, quando ha svegliato mamma Marzia e papà Nicola, che sono in diretta con noi. Sentite. C'è un lasso temporale di 45 minuti da quando ha lasciato la casa di questi amici fino a quando ha svegliato Marzia e Nicola. Si era preso dei libri che di solito lui non era abituato tanto a leggere. Uno era Il cervello, La forza d'amare. La forza d'amare. Sono i libri che aveva cominciato a leggere Alessandro da qualche mese. Volevo dire a Mattia che io gli voglio bene e gli ho sempre voluto bene nonostante tutto e di tornare. Martinotti, dunque, ci troviamo davanti, racconto di una ragazza giovanissima, guardate, molto, che molto fragile, una persona veramente molto carina, impaurita, che però ha fatto questo appello. Poi dice, leggeva molto ultimamente sul karma, sul funzionamento del cervello, fatalità, ieri proprio la mamma di Alessandro, che è scomparso da 3 mesi, ha detto: leggevano gli stessi libri. Aiuto. Allora, la tipologia dei libri, il titolo dei libri ci fa capire che c'era sicuramente un disagio interiore e la ricerca di risposte. E io mi sono fatto un'idea abbastanza precisa della situazione. Questo è un ragazzo che di fronte a una delusione affettiva, come spesso può capitare nella vita di un ragazzo di quell'età, ha avuto una reazione depressiva e all'interno di questa reazione depressiva si è sviluppato quello che noi in psichiatria chiamiamo una sorta di delirio di colpa, ossia ti attribuisci delle colpe per qualcosa che in realtà non hai compiuto, oppure ti attribuisci delle colpe maggiori per un qualcosa che non è una colpa così rilevante. Allora magari
un gesto, una situazione di un certo tipo, la vedi come un crimine irreparabile e quindi nessuno ti riesce a convincere del fatto che questo possa essere in realtà un qualcosa di minore, di non così importante, e allora in questi casi, ecco, non trovi soluzioni. Quindi sì, i libri ci possono dare sicuramente un indizio su uno stato che però secondo me era di tipo psicopatologico. Ecco, ha definito bene no, nella psichiatria, nel profilo, quello che poteva essere il profilo psicologico di Mattia in quel momento in cui di notte, per la prima volta, non era mai successo, almeno questo mi ha detto Marzia e Nicola, li sveglia e gli dice devo fare qualcosa. Qualcuno se la può prendere con voi. Chi è quel qualcuno? Cosa era successo? Perché non riusciamo ad avere riscontro, nemmeno dal racconto della ragazza che sembrava, no, poter avere una svolta? In realtà ancora c'è qualcosa che non sappiamo in questa storia. Partiamo dal principio che il concetto di gravità è un concetto relativo. Cioè ciascuno di noi percepisce come grave qualcosa che non necessariamente lo è in assoluto. Questo non vuole sminuire qualcosa che noi non conosciamo in questo momento, ma semplicemente spiegare perché in quel momento, a quell'ora di notte, per il ragazzo era gravissimo. E questo prescinde da quello che è lo svolgimento poi, ma ha a che fare con la sua reazione, cioè la fuga, la distanza da un problema che lui sente incombente. Dall'altra parte è anche spiegabile quella che è la testimonianza della ragazza, che va ringraziata anche per questo gesto di sensibilità che ha avuto oggi, perché questo è sostanzialmente. La ragazza è preoccupata della reazione di quella che lei stessa ha fatto, ovvero a fronte di comportamenti che ha ritenuto inopportuni, si è presentata alle forze dell'ordine a raccontare una situazione. E stiamo assistendo a un quadro molto civile, perché anche i genitori del ragazzo hanno un atteggiamento, una postura che è di massima apertura di fronte alle responsabilità e all'incrocio tra sentimenti, sofferenze, ma anche questo concetto dei libri. Cioè noi non dobbiamo mai sottovalutare quello che è l'interferenza delle nostre esperienze di conoscenza col nostro momento emozionale e col nostro momento conoscitivo che è alterato, allora, dalle nostre esperienze. Ecco, Alba Parieti, buongiorno. Riccardo dice, per ognuno di noi il concetto di grave può essere diverso. Magari Mattia aveva nella sua testa quel concetto, no? Ha fatto qualcosa di recuperabile. No, di così sbagliato, e magari era sbagliato nella sua testa, così sbagliato. Soprattutto, secondo me, c'è attraverso probabilmente questa lettura di questi libri, che pare essere tutti uguali per questi ragazzi, probabilmente anche una manipolazione in questo senso, in questa direzione. Adesso in questo mi potrebbe essere più utile chiaramente il parere dello psichiatra o dello psicologo. A me sembra che ci sia questi ragazzi che hanno una grande fragilità, e non sono solo questi ragazzi, il problema secondo me in questo momento è molto, molto diffuso, e quelli che subiscono di più questo momento storico sono proprio i ragazzi, perché non hanno il raffronto, il confronto normale che si dovrebbe avere con il resto della società, con gli amici, con un amico che ti dà una pacca sulla spalla e che ti dice vabbè, insomma, non c'è niente di grave, insomma, con la comunità. E quindi questo fatto di richiudersi, di isolarsi, di entrare in una fase depressiva che è difficile da riconoscere per un ragazzo di quell'età, perché un ragazzo di quell'età, come anche tante persone normali, non sanno esattamente che cosa sia la depressione. Ma quindi si comincia a cercare, secondo me, attraverso gli strumenti che hai a disposizione, e magari non ne hai avuti prima e ti trovi davanti a delle letture che ti sembrano anche che ti attirino, che ti coinvolgano, e qui comincia una forma probabilmente manipolatoria, immagino, da quello che mi dite, soprattutto parlando di letture simili, di ragazzi che poi sono scomparsi, che credo siano sempre di più in questo periodo, perché c'è sempre più disagio, ci sono sempre più ragazzi che spariscono senza motivi specifici chiari, ma si parla sempre di grandissimi disagi psicologici. Io sono del parere che bisognerebbe continuare a parlarne in modo molto più esplicito. Sarebbe interessante che questi ragazzi, una volta riprese le scuole, o anche una volta ripresa anche attraverso forse internet, attraverso l'aiuto di persone serie
di psicologi potessero finalmente accedere alla possibilità di confrontarsi, perché secondo me attraverso il confronto e alle sensazioni che si provano e al disagio che si prova parlandone, no? Questo riguarda tutti, riguarda la violenza sulle donne, riguarda i ragazzi che non trovano obiettivi nella vita, riguarda forme depressive o manie psicotiche anche di persone che magari vengono aumentate in questo periodo di grande isolamento. La possibilità di parlare e di confrontare con altri i propri disagi sarebbe molto 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 importante, chiaramente non attraverso manipolatori di professione, ma attraverso professionisti che siano in grado di aiutare, di far confrontare le esperienze di queste persone. Sentiamo Alessi, arrivo subito, Roberto e Giovanni. Allora, intanto sottolineo che abbiamo a che fare con... Secondo te questa ragazza ha detto tutto? Questa ragazza sicuramente ha detto tutto ai carabinieri. Quando dice, certo, ti voglio bene, nonostante tutto, dietro quel nonostante tutto si aprono degli scenari abbastanza inquietanti, come se Mattia avesse fatto qualcosa che non doveva fare e che in qualche modo si è rivolto contro questa ragazza. Però questo per ora lo possono sapere solo i carabinieri. Però c'è qualcosa che non torna. Da questa ragazza e sicuramente dalla famiglia di questa ragazza, i genitori di Mattia non devono temere nulla. Mentre lui sembra che dal racconto soprattutto del papà di Mattia che si sia allontanato quella notte da casa perché aveva paura che succedesse qualcosa ai genitori. Allora o c'è un altro scenario oppure mi sembra una valutazione veramente impropria anche da parte di una persona alterata che possa pensare che una famiglia per bene come la famiglia di questa ragazza possa in qualche modo causare dei danni ai suoi genitori. Giovanni, tu che cosa credi? Insomma, veramente se Mattia ascoltando queste parole, insomma, non serviva forse il messaggio della ragazza, bastava quello dei genitori che veramente sono disperati, sia di Marzia sia di Nicola, insomma, che ci stanno veramente mettendo la faccia anche in questi giorni perché non sanno che fine abbia fatto il figlio. Potete immaginare poi gli inquirenti che stanno battendo tutte le piste investigative. È chiaro che ogni brutto pensiero può arrivare. E, insomma, veramente io mi sento di essere molto solidale con questa famiglia e di abbracciarli forte perché li sto conoscendo piano piano. E devo dire che siete veramente molto coraggiosi, molto forti e dovete continuare a sperare, che questo ragazzo magari ascolti queste parole, torni indietro e che insomma tutto possa finire bene. Giovanni. Sì, io penso che siamo all'interno di persone molto per bene. Mattia è un bravissimo ragazzo che evidentemente ha percepito quello che ha fatto magari a questa ragazza in maniera drammatica. La testimonianza di questa ragazza che è stata molto coraggiosa e molto brava, è una testimonianza importante perché riconduce probabilmente nel campo dell'ipotesi però tutto a una situazione molto civile e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per cui questo dramma, questa percezione di un dramma che Mattia ha avuto possa essere risolto e lui possa permettere di tornare a casa. Io credo che la paura di Mattia potesse essere quella che in qualche modo i genitori sapessero che lui era un po' ossessionato da questa ragazza e quindi aveva paura che questo potesse deludere in qualche modo i genitori. Non lo so, ma veramente leggendo le parole della ragazza, le parole dei genitori, insomma, siamo all'interno di persone molto per bene e questo deve capirlo Mattia, che veramente tutto si può superare e ha a fianco persone che gli vogliono solamente un gran bene. Allora, continuano le ricerche, chiaramente noi siamo in diretta. Nicola, il tuo appello anche questa mattina davanti alle telecamere. Mattia, se hai ascoltato queste parole della ragazza, di noi tutti, sai che non hai fatto niente di grave. Noi ti aspettiamo, non c'è niente di grave. Sai che ti vogliamo bene. Torna a casa. Fatti forza Nicola, forza. Un abbraccio. Grazie.
Grazie, grazie a voi veramente. Grazie. Ciao Barbara. Noi magari ci colleghiamo fra un po' con te. Sì, tra l'altro c'è proprio la consapevolezza anche di questo ragazzo. Io credo però sinceramente che c'è proprio questo aspetto che Terzi sottolineava, l'amplificazione di quello che lui ha percepito, perché nonostante tutto evidentemente non è tanto grave, perché la ragazza che dovrebbe essere, diciamo, tra virgolette la vittima di questo tutto, in realtà lo perdona, sta bene e non le è successo nulla di grave. Quindi c'è un'altra persona che ha subito questo fatto in questo così momento, grave, c'è una terza persona. In questo momento è cruciale veramente la nostra responsabilità di media, cioè di far veramente percepire come sia un perimetro di recuperabilità. Mattia in questo momento probabilmente si spera che possa seguire quella che è la comunicazione, deve cogliere la possibilità di rientrare in quella che è la normalità della società, di poterci ascoltare. È un ragazzo che ha il senso della responsabilità, perché ha colto come grave qualcosa che lui ha compiuto. Non è completamente lontano però, no, con la sua percezione. Però io insisto quindi sul fatto che dalle parole fortissime dell'amica si capisce che questo fatto non è così grave da giustificare una scomparsa, un'assenza così dolorosa per i genitori e per tutte le persone che gli vogliono bene. Quindi è un fatto che Mattia ha amplificato nella sua mente, evidentemente, perché a questo punto non ci sono dei morti. Bisogna capire, secondo me c'è qualcosa ancora, qualche elemento terzo che noi non conosciamo, non sappiamo, magari qualche altro soggetto coinvolto. È questo che penso. Di cui ancora non abbiamo conoscenza. C'è molta cautela. Okay? Ecco, qualcun altro che magari non faceva parte della cerchia d'amici, magari qualcuno che conoscesse questa ragazza e Mattia, questo noi non lo possiamo sapere veramente, però attendiamo chiaramente anche dalle fonti investigative che ci sono in questi giorni, attendiamo notizie. Possiamo solamente veramente esprimere la nostra vicinanza verso questi due genitori che sono molto molto provati dal dolore. Dopo